No, ti chiedo se ci regali una tua riflessione invece su ciò che sta accadendo adesso in questo mondo così complicato. Ma... Posso andare? Sono quelle domandine da niente, come vedete, no? Proprio... Abbiamo giusto un paio di altre ore. No, io regalo qualche riflessione che sono le riflessioni che tutti gli storici fanno e che sono un modo per non rispondere a domande come questa, naturalmente. Una non è una riflessione, è semplicemente una cosa che vi devo ricordare, e cioè gli storici studiano il passato. Vedendo il mondo come oggi capite benissimo perché uno preferisca studiare il passato, no? Ecco, quindi inoltre in genere le riflessioni su come il mondo di oggi implicano anche un po' di richiesta di dare qualche idea su cosa sarà il futuro, e quello vi assicuro che gli storici non ne hanno proprio la minima idea di come sarà il futuro. Prima che arrivasse la pandemia di Covid, ogni tanto ripetevo una cosa in questi casi che era, come dire, c'è in realtà una cosa che la storia insegna, ed è: succederanno delle brutte cose, ma non quelle che ci aspettiamo. Poi è arrivato il Covid e ho smesso di dirlo perché mi sembrava veramente di cattivo gusto a quel punto continuare con questa, ma rimane vero però, eh. L'altra cosa è, certo che viviamo in tempi complicati, ma almeno una cosa studiare la storia le insegna, ed è che tutti gli esseri umani sono vissuti in tempi complicati. Cioè non c'è mai stata un'epoca in cui la gente non dicesse: stiamo vivendo in una brutta epoca, sono brutti i tempi, chissà cosa succederà in futuro, chissà cosa ci aspetta, era molto meglio prima, i giovani d'oggi, ecco. Questo è assolutamente il modo dell'essere umano di stare al mondo. E si lega alla cosa di prima, capite? Che noi non possiamo prevedere il futuro. E quindi comunque ci dibattiamo la nostra sensazione di vivere in un mondo precario, di vivere in un mondo instabile, di vivere in un mondo dove le cose... Poi, come dire... Mondo precario, mondo instabile, mondo dove le cose cambiano in fretta. A me è capitato di leggere, per motivi miei, qualche giornale dell'anno 1969, quando io avevo 10 anni. I giornali dell'anno 1969 spesso hanno articoli del tipo nuovo atto di terroristi arabi in Israele, scoppiata bomba, rappresaglia israeliana, missili israeliani colpiscono il Libano, missili israeliani colpiscono la Siria. Ecco, a quel punto mi sono detto, vabbè, certo, il mondo cambia rapidamente, però poi ci sono certe cose invece nel nostro mondo di oggi che sono prigioniere del passato, ecco. E allora adesso non la voglio davvero far lunga, anche perché il mio contratto era per parlarvi delle crociate, ma se... Premesso che comunque guardando quello che succede, poi cosa, quando si dice guardando quello che succede nel mondo di oggi, penso che non stiamo tanto pensando alle elezioni europee che si avvicinano quanto a quello che succede a Gaza o a quello che succede in Ucraina. Una cosa che mi sento di dire è che per provare a capire qualcosa di quello che succede in quei due posti così diversi, sapere cosa c'era successo prima, cosa è successo lì negli ultimi 50, no, negli ultimi 100 anni, è assolutamente indispensabile. Così come è indispensabile sapere che quelli che vivono lì loro lo sanno. Per loro è importante. Né i Gazawi, né gli israeliani, né gli ucraini, né i russi sono gente come noi europei occidentali che viviamo come se il passato non esistesse, salvo che si tratti poi magari di scannarsi ogni anno sul 25 aprile o magari sui Savoia e sui Borboni, però per il resto non percepiamo più il nesso fra il presente in cui viviamo e il passato. Invece quei posti lì sono posti in cui il passato è lì, esiste, è vivo, è ieri. E quelli che vivono oggi si sentono dentro una storia collegata direttamente allo ieri, dove poi naturalmente
ogni popolo ha il suo ieri, ogni popolo ha la sua memoria, ogni popolo ricorda i torti che ha subito e non quelli che ha fatto. Ed è anche per questo che poi le cose sembrano così senza via d'uscita. Ecco, grazie.